Se questo smartphone di Elephone si chiama S7 non è un caso perché nasce come smartphone edge to edge oppure borderless oppure appunto soltanto edge, chiamatelo come vi pare, proprio perché vuole sembrare in tutto e per tutto un Galaxy S7 Edge, ma secondo me non lo sembra davvero, ha altre cose da raccontare e anche qualche difetto. Scopritelo nella nostra recensione completa. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti nella recensione di Elephone S7. Il fatto che questo font, questa scatola, vi possa ricordare un Galaxy S7, che appunto si chiama sempre S7, non è un caso, perché Elephone si è dichiaratamente ispirata allo smartphone dell'azienda coreana. Quindi andiamo a mettere un attimo da una parte il nostro smartphone per vedere prima cosa c'è all'interno della confezione. Non è facilissimo da tirare via questa parte in cartone, vediamo se mi riesce senza distruggere tutto. Al suo interno abbiamo il piccolo pin per aprire il carrellino della doppia SIM o SIM micro SD. Questo che adesso tiro fuori così ve lo faccio vedere anche sullo smartphone, che è una custodia in silicone trasparente. Abbiamo poi un piccolo manuale e anche una pellicola, eccola qua, una pellicola per il display. Quindi se vogliamo proteggere il display c'è anche una pellicola da aggiungere. Io non sono un fan delle pellicole, soprattutto se devo recensire uno smartphone, e quindi non l'ho applicata. Qua dentro c'è un cavo USB micro USB, perché tra l'altro anche il cavo sembra un cavo di Samsung, perché lo smartphone è dotato di connessione micro USB e quindi non Type-C, e qua all'interno un classico, uno dei più classici alimentatori 5 volt 2 A. Andiamo quindi a ricomporre brevemente la confezione alla bene e meglio, come si suol dire. Ecco qua. E andiamo invece a prendere la parte più interessante. Andiamo quindi a prendere il nostro Elephone S7, in questo caso in colorazione nera. Allora, vi faccio vedere anche la cover in modo da farvi vedere come ci sta. Devo dire che migliora un po' il grip dello smartphone, non è neanche particolarmente brutta, ha una piccola trama a puntini, se riuscite a vederla. Non è, devo dire, una cattiva cover, però è comunque uno smartphone che punta molto sull'eleganza, senza può essere meglio, ma può essere meglio, ma al tempo stesso avrete sicuramente un problema, che è quello della scocca, che è in vetro davanti e in plastica dietro, che vuol far finta di essere anche il retro in vetro, ma in realtà è plastica e lo si sente perché premendolo va un pochino a flettersi, e quindi si sente insomma che non è vetro. Sia il davanti che il dietro tendono a trattenere molto le impronte digitali, e questo è forse una delle cose che mi ha dato più fastidio di questo smartphone, è doverlo pulire continuamente, ed è veramente un peccato. Per il resto abbiamo un frame invece in metallo, in questo caso nero, quindi molto molto bello. Questo frame mi ha ricordato un po' quello di HTC 10. C'è un po' un miscuglio, guardate: Samsung davanti, HTC 10 sul lato, Honor 8 sul retro. Tra l'altro abbiamo anche i riflessi sulla scocca, quelli che c'erano appunto anche su Honor 8. Tasto di accensione e bilanciere del volume sono leggermente ballerini, ma hanno un buon click, jack audio da 3,5, carrellino per la doppia SIM o SIM più micro SD. Porta micro USB, speaker e microfono. Frontalmente un tasto home fisico con click con lettore di impronte digitali. E allora andiamo a sbloccare il nostro smartphone. Mettiamo il nostro Elephone S7 qui di lato. Vi elenco le specifiche tecniche. Abbiamo un processore MediaTek Helio X20 Decacore fino a 2,3 GHz con GPU Mali-T 880, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibili tramite micro SD, connettività LTE fino a 150 megabit per secondo, c'è anche la banda da 800 MHz, Wi-Fi ABGN a doppia banda, Bluetooth 4.0, non c'è l'NFC, c'è il supporto dual SIM che però va a escludere quello della memoria espandibile, c'è LED di notifica e, come vi ho detto, c'è il lettore di impronte digitali. Il lettore di impronte digitali funziona anche solo se poggiamo il dito sul lettore, ma come avete visto è decisamente più lento, piuttosto che se andate invece a premerlo, quindi consigliato comunque, anche se non necessario,
premere il tasto fisico con il lettore di impronte digitali per andare in questo caso a velocizzare lo sblocco. La versione Android è la 6.0 Marshmallow, 6.0 Marshmallow personalizzata con la personalizzazione classica di MediaTek e di Elephone, se vogliamo, ma poi vi farò vedere che in realtà di Elephone non c'è moltissimo. Il display è un 5.5 pollici IPS Full HD 1920x1080 pixel con doppio bordo curvo. Allora, mettiamo a fuoco qui da vicino così ve lo faccio vedere meglio. Vedete che il vetro qua sul bordo è leggermente curvo. Io lo definirei più edge to edge piuttosto che curvo, ma se andiamo a far scorrere, vedete le icone, le vedete sparire in questo caso, vedete, sul bordo curvo. Sta laggando? Sì, sta laggando. Se vedete, se lo faccio veloce invece non lagga. Questo perché Elephone S7 ha qualche problema con il touch. E vi mostro. Se vado a fare un tratto veloce, potete fare questo test anche sul vostro smartphone, vedete che la linea è perfettamente diritta. Guardate cosa succede invece se vado a fare un tratto lento. Vedete che ci sono delle interruzioni che se provate a farlo su di un altro smartphone invece non avrete. Ho avuto, devo dire, risultati più o meno diversi. Peggiora quando andiamo a cambiare un po' la direzione. Vi faccio però vedere, scusate se porto via un attimo lo smartphone, che ho avuto anche risultati decisamente peggiori di questo, come questo o questo, dove proprio il tratto si interrompeva oppure schizzava via da un'altra parte. Insomma, forse sarà stato un caso, sarà stato quanto era sporco, non lo so, ma purtroppo vedete chiaramente quali sono i tratti fatti veloci e quelli fatti lentamente. Questo si ripercuote, guardate, quando vado a scorrere lentamente lo schermo, che vedete fa tutti questi microscatti e non è affatto fluido. È un po' un peccato, ve ne accorgerete sì o no in base a quanto siete precisi su queste cose. C'è qualche piccolo problema, per esempio anche quando digitate molto veloci, non problemi drammatici in quel caso, ma io personalmente comunque li ho notati. I colori sono nella media e sono modificabili attraverso l'impostazione, quella no, non Clear Motion, scusate, tramite MiraVision, che è l'impostazione quella di MediaTek, appunto, per andare a cambiare contrasto, saturazione, eccetera eccetera. Ci sono comunque tre profili standard, tra appunto standard, vivido e modalità utente. Attivando la modalità utente potrete andare a cambiare come lo schermo deve apparire. Devo dire che questo schermo non ha in verità niente a che spartire con quello di S7, ma comunque l'effetto leggermente curvo, comunque edge to edge, di questo smartphone brutto non è, anzi è sicuramente un tasto, una cosa positiva. C'è questo tasto frontale che ha varie funzioni, come per esempio se io vado ad aprire un'applicazione e poi vado a toccare, vado indietro, se lo premo vado all'home, se tengo premuto vado al multitasking, e dalle impostazioni posso invece andare a programmare tramite questo menu qui, posso andare a programmare il funzionamento del doppio clic. Quindi io ho messo fotocamera, faccio un doppio clic del tasto home e vedete che la fotocamera si va ad aprire, quindi possibilità di personalizzare qua sotto. Oppure, se siete fra quelli che preferiscono la navigation bar, basterà andare ad attivare il relativo menu e avrete la vostra navigation bar, comunque, sempre e comunque in questo caso, con la possibilità di nasconderla. In più abbiamo alcune gesture, mi pare siano soltanto un paio, eccole qua, quindi niente di che. Abbiamo la possibilità di chiudere le app in background e potete, diciamo, mettere in whitelist certe applicazioni affinché non vengano uccise. Per esempio possiamo aggiungere Gmail, possiamo aggiungere Telegram, affinché non vengano uccise quando il telefono va in background. L'ultima cosa che volevo farvi vedere è l'accensione o spegnimento programmato e la presenza di un task manager. Molto curiosa la presenza di una modalità multi-windows, un multi-windows fa quantomeno bizzarro. Se guardate qua su abbiamo questo tastino che sostanzialmente ci chiede se vogliamo l'app a full screen, in alto o in basso. Se adesso vado in alto, lui però mi assegnerà un'altra app, vedete, un'altra app a caso qua sotto. Cosa succede adesso? Io le posso sì utilizzare tutte e due, posso tornare nel multitasking per far tornare questa applicazione full screen, quell'altra che io non avevo richiesto di averla sotto invece avrà ancora l'impostazione per essere messa sotto, eccola qua la galleria.
Quindi c'è un multi Windows, dovete un po' prenderci la mano, perché poi le applicazioni, una volta che gli avete dato quell'impostazione di aprirsi sopra o sotto, continueranno sempre ad aprirsi sopra o sotto in base a come l'avete impostate voi. Quindi bisogna un attimo studiarsela. Andiamo su il sito di Repubblica, andiamo su repubblica.it, andiamo a caricare la versione desktop. Non capisco perché non mi mostri il tasto del menu, eccolo qua. Andiamo a chiudere la pubblicità, invece l'abbiamo cliccata. Le prestazioni sono abbastanza buone, niente di eccezionale. In questo caso ho fatto un click per sbaglio. Ecco il faccione di Renzi in prima pagina, sparato zoomatissimo. Come vedete le prestazioni sono ok, in questo caso però non ha finito e sta ricaricando ancora e ancora, accidenti, o continua a ricaricarsi a mezza pagina. Ecco qua, possiamo, vedete, fare uno zoom abbastanza rapido. Le prestazioni sono abbastanza buone, non eccellenti. Secondo me quello che va, diciamo, a peggiorare la prestazione dello smartphone è principalmente la risposta del touch non precisissima. Parliamo di fotocamera. Abbiamo una fotocamera qua dietro da 13 megapixel, apertura f2.0 con un single LED flash. Vi ricordo, possiamo aprirla con un doppio clic del tasto home se vorrete. Aspettiamo che metta a fuoco, eccolo qua, ho fatto io con un tap to focus. Lo scatto purtroppo non è veloce, questa è una cosa un po' antipatica di questo software di MediaTek, che è sempre lo stesso, sempre lento. Possiamo anche aggiungere che è sempre brutto, ma su quello uno potrebbe anche, se vogliamo, soprassedere. Il fatto sta che invece sulla lentezza soprassedere non è possibile. Non è presente poi, come vedete, la modalità HDR. C'è lo scatto con il segno di vittoria, c'è il video in slow motion, video fino al full HD, e come avete visto però non c'è invece la possibilità di avere lo scatto in HDR. Se andiamo qua nelle nostre foto, vedrete che con buona luce le foto non sono affatto male. È un peccato che non ci sia l'HDR, perché in una foto come questa, dove qua sotto è venuto tutto nero, ne avrebbe sicuramente giovato. Con poca luce le foto sono ancora, devo dire, utilizzabili senza grossi problemi per i social network, non sono però chissà quali scatti. Tutto sommato è una fotocamera nella media, senza infamia e senza lode. Fotocamera frontale da 5 megapixel. Andiamo invece a parlare di audio, andiamo quindi a prendere il lettore musicale, che è quello solito brutto stock di Android, speaker sotto. Se il volume non manca, quello che manca è probabilmente la qualità audio. Abbiamo questo speaker molto pompato, un po' gracchiante al massimo volume, insomma non esattamente eccezionale, però quantomeno il volume c'è. Sicuramente non perderete le vostre notifiche. Andiamo a caricare Modern Combat 5, vi ricordo GPU Mali T880. Ok, i dettagli ci sono, la fluidità c'è. Insomma, vedete, quando si tratta di meramente di performance, non si comporta male. E più, guardate, io sto trascinando, il touch non è precisissimo. Quindi, prestazione ok, risposta al touch così. Vado a fare una telefonata di prova. La qualità audio, devo dire, anche durante la telefonata in capsula auricolare non è eccellente. Dall'altra parte ci sentono bene, noi proprio benissimo invece non sentiamo. Stesse considerazioni invece per il viva voce. Benvenuto nel servizio clienti Vodafone Privati.
Quindi anche la qualità audio in capsula è ok, è un po' chiuso, devo dire, e anche per il via voce, come abbiamo detto, un po' alto, un po' gracchiante. La batteria è una 3000 mAh non rimovibile, con un'autonomia, devo dire, nella media, senza anche questa, un po' come la fotocamera, senza infamia e senza lode. Con un utilizzo medio arriverete alla fine giornata, con un utilizzo intenso vi servirà una carica un po' prima di sera, insomma, un po' l'autonomia da classico smartphone. Quanto viene questo smartphone? Questo smartphone ha un prezzo di circa 220 euro, noi l'abbiamo preso su Gearbest, quindi su gearbest.com lo trovate al prezzo di 220 euro. Ci sono altre due varianti, una con 3 GB di RAM che costa circa una decina di euro meno e una con 2 GB di RAM e uno schermo da 5.2 pollici, quindi più compatto, da circa 135 euro, quindi decisamente più economico. Per questo prezzo non è un cattivo smartphone, non è al tempo stesso però neanche un vero competitor di S7, non pensate di comprare questo smartphone al posto di S7 e di aver fatto una super furbata, perché i due smartphone secondo me non sono affatto comparabili. Certo, il prezzo è diverso, ma non c'è soltanto lo schermo che non è veramente edge come quello di Samsung, ma ci sono altri piccoli difetti che vi ho elencato in questa recensione. Per questa recensione di iPhone S7 è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.